Bene ragazzi e bentornati sul nostro canale di Retro Gaming. Allora, oggi seconda puntata per parlare di come diventare un retro gamer. Ok, abbiamo visto nella prima, appunto nel primo video, come farlo utilizzando i pochi strumenti che uno può avere a disposizione, quindi un emulatore. Quindi oggi facciamo un passo successivo, ovvero ci è piaciuto emulare quella cosa lì? Perfetto, andiamo con hardware originale. Ok? Cosa voglio dire con hardware originale? Vuol dire andare a riproporre tutti i giochi vecchi, ok? Con la console o il computer o l'hardware, per l'appunto, principale che era stato dell'epoca. Questo cosa vuol dire, ragazzi? Vuol dire intanto due considerazioni. La prima, considerazione economica. Le console retro non si trovano a poco, ok? Io oggi vi ho fatto vedere un NES. Il NES, questo qua, ce l'avevo io in cantina. È una delle poche console degli anni 90, 87-90 che mi è rimasta. Il Master System, per esempio, quello che vi parlavo nel primo video, l'ho perso nei vari spostamenti di case, ok? Quindi il NES ce l'ho. Ben venga, l'ho dovuto pulire, avete visto in un altro video che abbiamo qua sul nostro canale, appunto lo smontaggio, la pulizia e il fixare appunto l'errore del gray screen, ok? Un hardware che avevo già e quindi fondamentalmente l'ho tenuto e ci posso giocare ovviamente con una TV adeguata. Io adesso qua ho dietro un LCD che ha che è una presa SCART e il cavo antenna ancora, quindi diciamo che è una fascia di mezzo, perché altrimenti ci vorrebbe comunque un tubo catodico anche lì, quindi per avere proprio tutto e per tutto hardware originale, ok? Altrimenti, se non l'avete, c'è comunque, ragazzi, la spesa. La spesa vuol dire, su una piccola console portatile come un Game Boy potrebbe esserci una spesa intorno ai 50-60 euro. La trovate anche in qualche mercatino dell'usata, anche a 35 non funzionante, e poi la dovete rimettere a posto. Quindi i prezzi ballano intorno a quelle cifre lì. Per un Nintendo, piuttosto che un Sega Mega Drive, eccetera, si può arrivare anche a 100-150 euro, dipende poi se è boxato o no, quindi se c'è la scatola, se come è messo, eccetera, eccetera. Quindi partite da questo presupposto, la spesa c'è iniziale. Quindi vogliamo giocare a un hardware originale? Perfetto, spesa iniziale, quindi console sicuramente, deve essere accessoriata, quindi chiaramente con i vari cavi, cavetti e joypad. E per ultimo, ovviamente, la cartuccia che deve essere utilizzata. Fate conto che le cartucce che ho io, anche queste qua, non le trovate anche qua a meno di 50-60 euro a cartuccia, ragazzi. Ok, io qua c'ho Super Mario Bros 3, questa, c'ho le Tartarughe Ninja, insomma, scusatemi, questi sono giochi che mi sono rimasti sui mercatini, trovare a 50-60 euro. Quindi, facendo due conti, se vi va bene, trovate la console a 70 euro più 50 del gioco, insomma siamo intorno ai 120, 130, 140 euro. E comunque anche in questo caso qua poi dovete avere la TV che vi supporta il component piuttosto che la presa SCART, eccetera, eccetera. Quindi per questo passaggio successivo, appunto, abbiamo visto, per quanto riguarda l'hardware originale, altrimenti si ritorna al discorso, ragazzi, emulazione. Quindi la spesa è ovviamente avere il computer che vi fa da supporto a tutto questo. Ora, cosa scegliere tra i due? Ci sono due correnti di pensiero, ragazzi, cioè fondamentalmente scegliete in base chiaramente al budget economico, ma anche a quello che vi sentite voi. Io vi dico questo, da purista quale sono, a me piace tantissimo giocare ad hardware originale. Vi faccio un esempio: l'altro giorno stavo parlando con un ragazzo su Vinted, che appunto vendeva questi oggettini qua,
mega galattici, io in particolar modo il Game Boy Color, lui mi ha detto: guarda, ci puoi sostituire lo schermo e metterci un IPS. Il discorso qual è, ragazzi? Che anche su questo oggetto qua, giocarlo che dovevi andare alla luce per vederlo bene, perché sennò praticamente al buio non c'era retroilluminazione e non si vedeva una mazza. Io non lo modificherei. Ci sono... Si può modificare, ok? Si può mettere uno schermo migliore, si può mettere... Si può fare tante cose. Ma l'hardware originale, quindi da purista, vi dico, teneteli come sono, ok? Quindi non ci andate a spendere altri soldi sopra, a meno che, chiaramente, non è un Game Boy che comprate che è distrutto, ok? Allora, se è distrutto, chiaramente dovete necessariamente comunque sistemarlo, allora a quel punto potrebbe valerne la spesa, Anche lì va in base chiaramente a quanto dovete in realtà spendere o meno. Chi ha un computer decente che può arrivare tranquillamente a spingersi anche a un'emulazione della PS3, sì, ok, ci può stare assolutamente. Considerate che non tutto parte. Considerate che l'esperienza d'uso non è quella, ok? Quindi... giocare ad hardware originale, ragazzi, quindi fondamentalmente è una sensazione ed è un'emozione che vi genera per chi è stato videogiocatore appunto come me anni 90 oppure anche anni 80, quello dipende chiaramente dall'annata con cui avete iniziato, e cercare di capire i ricordi che vi suscita. Ma questo l'avete visto appunto nel primo video, quindi se siete già arrivati qua vuol dire che avete fatto quel passo successivo. Ve lo consiglio? Sì, ve lo consiglio, da purista ve lo consiglio. Va chiaramente, come vi dicevo prima, tutto in base al lato economico, quindi se trovate un affare eccetera fatelo e ritrovate appunto l'esperienza di gioco di quell'epoca, chiaramente vista con altri occhi. Tutto questo chiaramente appunto è dettato solo esclusivamente dal lato economico, ma anche da dove metto la roba, ok? Questo perché? Perché bene o male a casa una camera dedicata non ce l'abbiamo. Io ce l'ho fortunatamente perché la condivido con mio figlio anche, e quindi ci siamo fatti, Matti, vieni, ci siamo fatti appunto la nostra cameretta dove appunto abbiamo un pochino tutte le nostre mitiche console vecchie dove possiamo giocarci. E via, quindi appunto dipende anche dallo spazio che avete poi in casa per emulare o comunque per giocare appunto a giochi vecchi, quindi in sostanza fare retro gaming con hardware originale. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio comunque di aver visto il video fino a qua, fondamentalmente. A volte mi capita spesso di sentire, di mettermi, quando sono in macchina, di mettermi le cuffie e sentirmi comunque in ascolto gli audio. Magari c'è qualcuno di voi che lo fa, ok? Pur semplicemente per, per avere una cultura in più, diciamo, su tutto quello che riguarda appunto il retro gaming, comunque ciò che gli interessa. Detto questo, mi raccomando, seguiteci su tutti i nostri canali, ragazzi, trovate un sacco di cose, un sacco di video utili anche per quanto riguarda appunto sia modifiche delle console sia per quanto riguarda la pulizia e il ripristino, anche perché l'avete visto appunto con Nintendo, questo è successo. E se avete bisogno di supporto, abbiamo comunque i nostri canali Telegram e soprattutto l'ultimo Discord, in cui ci sono tutte le sezioni divise per anche per errori già risolti comunque ad altri utenti, che potete andare a guardare. Oltre che è disponibile, no, il servizio di consulenza di un'ora con o me o Piero, appunto, per risolvere comunque i problemi un pochino più, più grandi che facciamo comunque in video call. Detto questo, ragazzi, siete diventati dei retro gamer dopo questi due video? Boh, non lo so, fatecelo sapere qua nei commenti, mi raccomando, e iscrivetevi al canale se poi vi è piaciuto anche il video. Un abbraccio a tutti, ragazzi, e buona settimana. Ciao!